andati in onda al tavolo rotondo da stamattina, non ci siamo venuti neanche una volta, perché questo è il tavolo, insomma, carino, quello simpatico. Quello delle chiacchierate. Delle chiacchierate dove si fanno delle dediche, dove si parte appunto a parlare di video virali, e lo facciamo proprio in questa sede, dove si gioca. Ecco, questo volevo dirvi. Allora, cominciate a chiamare 081 41 0077, però sennò poi vai arrabbiata che non riuscite a prendere la linea. Allora, cominciate a chiamare da adesso, noi ci segniamo le prenotazioni. 081 41 0077, riapprofitto per fare due comunicazioni, anzi tre. La prima è che oggi giochiamo ancora a questo gioco di mia invenzione, che è il personaggio misterioso, una novità del 2014, una mia intuizione televisiva molto molto alta. Primo. Tu ci credi a questa cosa, Francesco? Che è una sua invenzione. È una mia invenzione, inventata io. Allora, poi, secondo, che da domani potete, lo dico a quelli che hanno già vinto la vacanza, potete fisicamente ritirare le vacanze qui, perché finalmente mi sono ricordato di portare la scatola fisicamente con tutti i box con le vacanze dentro. Terzo, che dalla prossima settimana, sono andato a fare una piccola riunione con il mega direttore Coppola, faremo un gioco nuovo nel quale coinvolgeremo anche la vostra buona sorte. Insomma, ci divertiremo, quindi prenotatevi. 081 41 0077. Cosa dicevi? Avevano vinto due persone, uno è Gennaro, che noi salutiamo anche oggi, e l'altro è Tania, alla quale poi, diciamo, abbiamo così fatto vincere una vacanza in modo un po' forzato. Non ci devono arrabbiare gli altri, abbiamo premiato, voluto premiare, insomma, la sua generosità. Adesso, ma care nonne, come spiegarvi un video virale, il viral marketing, prima il di browsing, il, no, noi diciamo il video virale, così, però prima di spiegarlo abbiamo Annalisa. Ah, vabbè, allora, se c'è Annalisa. Ci colleghiamo un attimo con Annalisa. Vedo delle divise. Annalisa? Annalisa? Eccomi. Ti mandiamo un avvocato? No, non mi hanno arrestata, io sono in dolce compagnia. No, 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 Francesco, sono qui per presentarti questa splendida manifestazione Vita da Social, che è organizzata dalla Polizia di Stato, è un tour nazionale itinerante, partito a fine gennaio e arriverà a fine maggio. Oggi sono qui a Napoli, solo oggi? Sì, l'evento per oggi è a Napoli, proseguirà poi per il Molise, la precedente tappa è stata Salerno per la Campania. Oggi sono a Napoli e si parla appunto di social network, quindi viaggiare nella rete senza pericoli. Io sono con il vicequestore aggiunto Michele De Capola e lascio a lei quindi la parola, ci può spiegare il tutto? Certo, allora grazie per l'opportunità innanzitutto, perché riteniamo che sia una campagna altamente sensibile. Il Ministero dell'Interno infatti, d'intesa con il MIUR, è da tempo impegnato in vari progetti per la legalità, quale è buono a sapersi, non perdere la bussola, e questa tappa è una tappa ulteriore, è un momento, diciamo, fondante di quelle che sono le tematiche più di attualità, con particolare riferimento agli ultimi episodi di cronaca in materia di cyberbullismo o di adescamento in rete di minori. La frequentazione dei social network quindi può essere un momento cruciale perché questi ragazzi possano imbattersi, diciamo, in insidie non volute o accuratamente nascoste. Siamo qua appunto per invogliare l'utilizzo delle tecnologie, perché sono chiaramente uno strumento per migliorare le relazioni sociali, la socializzazione, la cultura, l'accesso alle informazioni, ma è bene che i ragazzi non si facciano travolgere dalla frenesia, dalla loro volontà di esplorazione, trascurando quelle minime cautele che si adottano normalmente nei rapporti interpersonali, quelli reali, del mondo reale, perché nella rete internet non sempre chi si presenta con un'identità è realmente quello che dice di essere. I nostri interventi sono finalizzati appunto a collaborare con gli altri attori istituzionali e sociali, come insegnanti, genitori, famiglie, a creare questo dialogo fiduciario tra le istituzioni, la Polizia di Stato e i ragazzi, in modo che non abbiano timore o vergogna di parlare di sé e di eventuali momenti delicati, di difficoltà in cui possono imbattersi. Quindi, come vi hanno definito, la questura in rete, in viaggio, mobile, quindi noi possiamo trovarvi ancora in giro fino a maggio, come anticipavo, dove? Sì, le prossime tappe toccheranno il Molise e poi si rivolgeranno verso tutto il resto della costiera adriatica e della dorsale centrale italiana. Bene. Grazie. Grazie mille, quindi noi la ringraziamo, Lisa. La ringraziamo proprio per la struttura, per quello che avete organizzato, per i nostri giovani, per informarli e renderli nel miglior modo possibile sicuri. Grazie ancora al vicequestore aggiunto De Capola. Grazie dell'opportunità che ci avete dato, e se anche questa campagna dovesse salvare la vita di un solo ragazzo da fenomeni, diciamo, sgradevoli di distruzione della personalità di un minore, noi ci terremo soddisfatti. Tanta roba. Grazie mille, grazie. Grazie Annalisa. Grazie. Quindi noi li ringraziamo e ti ripasso la linea, grazie, a domani. Perché parliamo di rete? Lo dico alle signore che hanno una certa età, che dicono come mia madre, no, mai poco computer, non ci spiccico molto, perché volente o nolente, secondo me, anche superato una certa età, bisogna avere
confidenza con questi mezzi, servono anche a tutelare i figli, i nipoti, sono di un pallore allucinante, sì, mi sto guardando in questo momento sullo schermo, i minori vanno, Francesco, sembro, se come si chiama quello di, aiutami, oh mio Dio, Twilight, c'ho un, guarda, c'ho un biancore veramente, ho messo anche la camicia, la camicia chiamare bravo. La truccatrice, Maronna, guarda, mamma mia, dai, che pallone, vabbè, andiamo avanti, allora, parliamo, no, di video virale, mondo web, sai che oggi mondo marketing web, se non fai un virale sei un fesso, troviamo tante cose, troviamo, a mio avviso, io qui, insomma, si apre veramente un mondo a proposito, certo, di mondo ne parlavamo web, di rete proprio un attimo fa, e perché ci sono tutta una serie di si propongono tante cose, tra cui anche dei video, però dei video shock, dei siti aperti tipo quelli pornografici a chiunque, vedi, certo, anche a questo punto un minore può andare, come no, piuttosto che altri video, però ci sono anche sotto la parte anche comunicativa, ricordiamo che Francesco Vernicchi è anche un docente del Solo Sarà Bene in Casa e lì si studia scienze della comunicazione, quindi esperto di comunicazione, lì troviamo anche una serie di video che invece sono, possono essere carini come le foto progresso e anche i video virali, e qui abbiamo ci un video io. Qua sì, adesso sì, però vorrei prima che Francesco mi una breve introduzione, una breve introduzione al concetto di video virali. Guarda, che cos'è? Cioè, spieghiamo alla nonnina, sì, sì, perché okay. Mettiamoci anche, guarda, da chi ci sta guardando. Il termine, diciamo, sostanzialmente lo spiega già, no? Virali mutua la sua definizione dal concetto di virus, quindi sostanzialmente un qualcosa che come, agisce come un virus, attacca e si diffonde. E si va replicando. Si va replicando, si diffonde in maniera rapida e tendenzialmente il concetto centrale vuole generare un qualcosa, una reazione, un virus ti attacca le placche e genera il mal di gola, certo, no? Ad esempio, quindi concetto esattamente identico. I video virali sono quei video quindi che vengono postati con l'idea di essere ricondivisi, di essere rivisti, di diventare un qualcosa da poter diffondere, okay, quindi sostanzialmente danno spazio all'idea e alla creatività, perché certo, in un certo senso sono anche una cosa carina, nel senso, fino a prima dell'era digitale i ragazzi non potevano mettere la propria creatività a frutto di un qualcosa spendibile, perché l'accesso ai mezzi di comunicazione classica era troppo complesso, invece così. Senti, noi abbiamo uno in particolare, sì, sì, che tu hai evidenziato, tanto, e lo vogliamo commentare, dai, sì, poi insieme, vediamo. Guardiamo il video virale. Sullo schermo. Che video è? Harlem Shake, il video virale del 2003. Dai. Eccolo qua. Con lo terrorista. Con lo terrorista, Harlem Shake.